Natale, Sandy, this is the creation of the year. Abbiamo deciso di ringraziare il pubblico, sì, che ci guarda con questa creazione particolare di veicolo. Bene, con quest'auto ora noi andremo in centro e a Sanà per vedere cosa ne pensano i cittadini di Milano. Detto questo, cosa ne pensate? Saliamo a bordo della Slitti Pub Natalo. Vedrete nel backstage dietro le quinte a fine video quanta difficoltà abbiamo avuto a far quadrare 8 tipi diversi di luci cablate, 12 volt, 220, 3 ampere, 4 kel, coromarel, pezzi di merda, calci e pugni. Data per vinta, invece ce l'abbiamo fatta. This is the Chevrolismas. This is the Chevrolet Slitta. Slay. Che nome di merda. Ciao Sfati! Guys, let's see what happened with the Chevrolet Silverado full of Christmas lights in the center of Milan. Grandi raga, andiamo a vedere in centro cosa succede con un'auto pieno di regali. Un'auto, un veicolo gigantesco. Andiamo nel centro della città di Milano a portare un po' di allegria e di spensieratezza in questi giorni prima di Natale. Con le luci sembra più grande che mai. Sull'albero di Natale dietro è un albero da 2,70 m. Ci abbiamo messo... È stata veramente dura. È un freddo micidiale alle mani. Gini from the Lakes, Japan Fresh della Madoi, detto in tedesco. Però ce l'abbiamo fatta, dai. È stato un anno molto intenso. È stato il nostro primo anno on the YouTube channel. Ci siamo divertiti come matti. È stato bellissimo. Siete fantastici. Siete esagerati. L'anno prossimo comincerà ancora più dinamico e fully loaded, full throttle, full. Salve, si vedono le luci? Tanti auguri. Merry Christmas to everyone. Very Christmas. E ora lasciamo spazio al godersi le immagini, perché ora andiamo in centro, spegniamo le luci, lasciamo soltanto il Natale a voi. Stai zitto, stiamo preparando l'auto per una nuova avventura. L'avventura di andare in centro a Milano con un'auto piena di luci di Natale. Io, come vedete, sto lavorando come un matto. Infatti ho messo anche i guanti perché la mia forza lavoro è troppa. Che bravo ragazzo, guardate, all'opera, due mani. Ma non potevi comprarne tre di mani? Ma... Attenzione, Ginny from the Lakes, che è l'attaccatrice di lucine oggi, il suo ruolo è quello. La sua cattiveria e la sua violenza la precedono. Sbroglia. Io sono lo sbrogliatore, quello che sbroglia le luci, quello che spacca tutto tra un minuto se non riesce. Ma quanto cazzo sono lungo poi? Cambiamo la fonte di energia, in quanto il pannello solare con una giornata del genere non serve un beato cazzo. Detto in inglese. Attacca più che altro, eh? Bene, abbiamo avuto un problema con l'alimentazione delle lucine. Che cazzo accendi sta macchina di merda? Ora dobbiamo volare al The Brick Center to buy some adaptatories. Andiamo, presto. Ninni. Allalala! Ah, sono incastrato, aiuto! Prenderemo la spina col suo adattatore per adattarlo alle nostre luci, che non hanno la spina che va a Mauro. Sa di Mauro? Presto, andiamo. Aia! That's the jingle bell.